Eccola lì. Vediamola fuori, sta meno. Ok. Ebbene sì ragazzi, questo video ci partirà per forza da qua, perché adesso devo andare a fare la benzina, perché per chi non l'avesse visto nell'ultimo video, raga, l'abbiamo modificata, gli abbiamo fatto un botto di cambiamenti, motore, carburatore. Comunque adesso vi lascio qua una breve presentazione di quello che gli abbiamo fatto, insomma. E niente, oggi raga volevo provarla con voi e niente, però gli devo prima riempire la benzina e poi ci dobbiamo dirigere al solito parcheggio dell'altra volta, e la voglio provare con voi. E oggi vorrò provare a pennare un po', ragazzi, è pericolosissimo, non ho neanche il casco, però let's go, questo ci piace, il pericolo ci piace. Io qua la benzina, che è ancora la benzina del primo video, ragazzi, cioè non l'ho ancora finita, miscela, adesso facciamo la bella miscela. Poi ragazzi devo andare al parcheggio, ma la cosa peggiore è che adesso sono le 6:11, oggi non c'è paparino perché aveva una cosa da fare. Io sono da solo e secondo me sta per venire a piovere, ragazzi, se piove io rimango in giro con questa. Sono fregato, quindi devo muovermi, devo assolutamente muovermi. Fatemi versare, ma ho avviato la registrazione. Sì. Versare un po' di benza qua. Raga, l'ho rovesciata tutta. Non riesco a capire se è pieno. Merda, raga, che casino che ho fatto. Allora, miscela. Perché poi se rimango a piedi io piango. No, sta piovendo, raga. No, raga, sta piovendo. Che ragazzi, sono appena arrivato al parcheggio e tra l'altro ci ha raggiunto anche Paparimo, a sorpresa, si è liberato dal suo impegno. Tra l'altro Paparimo, guardate ragazzi, siamo al parcheggio, guardate là. Raga, stanno facendo la patente della moto, ma io gli chiedo se posso fare un giro nel percorso. Comincia a fare la patente della macchina. E niente raga, oggi l'andremo a provare, Paparimo dopo le modifiche non l'abbiamo più provata. E quindi oggi raga l'andremo a provare, non vedo l'ora, io direi che ci salgo subito su. Tu mi riprendi da questa videocamera, io metto la videocamera a 360 gradi qua sopra, così si vede l'inquadratura. No. Proviamo la belva. Let's okay, go. Bella. Ok ragazzi, allora ho montato adesso la Insta360 per fare la ripresa mentre andiamo. E come l'ho già detto a loro, Paolo, ho già spiegato, lo rispiego veloce. Ci ha detto il ragazzo Sandro, appunto, sì, che ce l'ha modificata, che ci saranno effettivamente dei problemini, perché abbiamo messo tanta potenza e non abbiamo cambiato ancora alcune cose che stanno arrivando e abbiamo ordinato. Quindi ci sarà una parte 2 delle modifiche, ragazzi, perché adesso non ha marce questa, come sapete, e ha tanta potenza, quindi servirebbe aggiungergli una seconda marcia. E ragazzi, andando a cambiare un pignone, esatto, un pignone che ci sta ordinando. E raga, quindi prima di tutto, papà, prima accensione dopo le modifiche. Il sound dovrebbe essere già cambiato, speriamo almeno. Ok ragazzi, avvio. Registrazione attivata, papà, allora. Raga, cambia, che non ve l'avevamo detto, non so, nell'altro video, che questo qua adesso è automatico. Cioè, tiro una volta e dovrebbe accendersi. Non c'è più bisogno di... Non c'è più bisogno di toccare la valvola dell'aria e del gas. Prova, 3. Ragazzi, no, ragazzi, già come è partita, prima... È partita via. Aspettate che tengo il freno. Aspetta che sento il sound. Non scarico troppo perché raga è la prima volta. È una scazzata, no, è la prima volta, vabbè. Così, ok. Raga, il sound è molto più... A parte che mi è volato, è molto più aggressivo. Si sente che è più cattivo, potente. Adesso andiamo a provarla, raga, che dovrebbe essere migliorata di accelerazione di supporto e anche di velocità. Ok ragazzi, qua come vedete stanno facendo il percorso delle moto. Ok raga, fa più casino e raga non so se sentite bene, mi trema, cioè fa molto più casino e mi trema tanto il sedere. Questa cosa non so se è positiva o negativa, ma trema tanto. Proviamo ad andare, vado piano all'inizio, voi vedrete un po' traballare, scusate. Ok, ok, sento già ragazzi che se faccio per tirare l'acceleratore. Ok ragazzi, sembra quasi già che si impegni da sola, eh. Porca boia ragazzi, porca boia. Ha iniziato a tremare di brutto, quindi mi sa che è quella cosa della potenza che vi dicevo, che mi aveva già anticipato anche il ragazzo che me l'ha venduta quando abbiamo cambiato i pezzi.
la Insta 360 che non sta giù. Sentite che sound, raga. Allora, raga, mi sono fermato un attimo. Impressioni. Allora, come vi avevo detto, c'è quel problemino, papà, che quando arrivo, vabbè, lo sto dicendo qua, che quando arrivo a fortissimo, sento che proprio è come se volesse andare di più, ma non riesce. Infatti, lo dobbiamo sistemare. Ora voglio anche, papà, voglio anche la tua diciamo, reaction alla nuova moto con le modifiche. Perché secondo me tu non hai ancora realizzato com'è. Vabbè, sali su. Proprio un... Fai un giro, sali. Arrivo, Te l'accendo già, guarda. Che rumore, che puzza che fa. Ha detto che è questa casa. Vai, riprendi. Mamma mia, paparimo. E sentite com'è più, vai. Vai, dai. Vai. L'unica cosa che ha un po' di vibrazioni. Adesso andiamo a prendere i paletti. Andiamo un po' di plano. Allora, due cose bisogna fare subito. Mettere il pignone e aumentargli le gomme anche. Anche le gomme? Vogliamo aumentargli ste gomme anche. Schiaccia il pulsante rosso. No, sotto, fa. Allora, dobbiamo dire a Sandro di aumentare il diametro delle gomme. Aumentiamo il diametro, fa? Sì. Di quanto lo vuoi aumentare? Un po' più grosse. Mettere magari delle gomme da strada. Ok. Anziché da cross qui. Vero. E poi cambiare il pignone davanti. Okay. Ok. Allora, ragazzi, come poi me l'avete scritto tutti nei commenti, tutti. Rimo prova. Raga, io non so impennare una moto normale, figuriamoci se riesco a impennare una mini moto. Però oggi non ho nulla da fare, quindi verifichiamolo. Raga, proverò ovviamente piano, papà, perché se no mi spacco la testa, non ho neanche il casco. Ma per me alzarla anche di tanto così va bene, raga. Poi devo imparare bene le tecniche, perché il movimento è di spingere, no? Con le braccia così. Vedete? Ok. Schiaccia! Alzata, vero? Sì, si è un po' alzata. Scrivetelo nei commenti. Oddio, l'ho fatto! L'ho fatto nel ripeto, no? Sì. L'ho pennata per mezzo. Raga, ho capito il trucco però. Sgasata potente. Dai su di culo. No, vabbè, voglio vedere com'è venuta la ripresa. It was at this moment that he knew he fucked up. Eccolo lì, vai. Vai, tira su. Andiamo a casa. Sta riprendendo? Hai ripreso? Sì, vai. Sta ancora riprendendo? Sì. Allora, raga, non doveva finire così. Erano proprio le ultime clip del video. Giuro che non l'ho fatto apposta, ma penso si veda. E niente, c'ho un bel taglio sulla gamba, sulla chiappa. E su qua, sul braccio. Me le vorrei far vedere, ma YouTube non mi fa monetizzare. Quindi ve le metto su Insta, le ferite che ho fatto. E quindi andatemi a seguire su Insta, @rimoldigno. E vi metto le foto del danno che ho fatto. Che palle, raga, avevo fatto tutto bene. Prima caduta in moto. Sì, non si scorda mai. Comunque, ragazzi, questo secondo me è anche un insegnamento. Cioè, nonostante le cadute, io continuerò poi a provare a impennare, perché ci tengo, è una cosa che ci tengo, anche se è un po' pericolosa. Magari con una prossima volta con un casco. Direi che sì, è molto meglio col casco. Mo vado a casa che ho bisogno di farmi una doccia. Brucia tutto, cazzo. E niente, raga, noi ci vediamo al prossimo video. Prendetela con filosofia. No, non è vero, non fate mai quello che ho fatto io, perché